Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e ragazzi, oggi voglio parlare insieme a voi di un sacco di novità recuperate dai miei data miner relative a dei file aggiunti con l'update che c'è stato ieri, con gran sorpresa da parte di tutti. 400 mega di update non dichiarati da Epic Games, nel senso nessuno sapeva ci sarebbe stato un update, e ha portato un sacco di novità, ovviamente relative ad Halloween, relative all'evento del cubo. Parleremo anche del nuovo Rocket che è stato trovato con lo spettrogramma nei suoni che sono stati aggiunti. Ed infatti ragazzi, voglio farvi una domanda, quella che vi faccio di solito: secondo voi tornerà davvero lo spaccatutto? Fatemelo sapere qua nei commenti e ditemi anche se avete qualche teoria del perché potrebbe tornare. Vi ricordo ragazzi, mi raccomando, di lasciare un bel pollicione in su se vi sta piacendo questo video, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che riguarda Fortnite. Quindi ragazzi, dentro, avanti così, di prepotenza, come non parlare della prima cosa che è stata scoperta e che è incredibile. Già ne avevamo parlato tre settimane fa, ragazzi, vi faccio vedere un'immagine. Mi tengo. Ah, questo è per i vecchioni, per chi se la ricorda. 3, 2, 1. Argandargar, guardala. No, Xyuder. No, i codici ancora no. Sì, i codici sì, ragazzi. Questa è una figata. È stato trovato nei file di gioco un elemento, una riga relativa alla skin del vampiro maschio. Come sappiamo ragazzi, nel nostro Battle Pass della Season 6 abbiamo la skin Crepuscolo, in poche parole la vampira. Infatti sblocchiamo anche le ali, sblocchiamo anche il deltaplano, e ovviamente ragazzi io associo ad Halloween i vampiri, e secondo me potrebbe iniziare ad esserci una side story tra quello che sta succedendo nella mappa e i vampiri. Perché ragazzi, secondo me ci può stare l'idea che, visto che c'è già una skin vampiro e visto che abbiamo adesso anche, come vedete lì evidenziato, CID228 Athena Command M Vampire. M sta per male, che vuol dire maschio in inglese, e vampire sta per vampiro, ovviamente, che si chiama addirittura Sanctum. Abbiamo il nome del vampiro. Abbiamo anche ragazzi un, non so se sia una fan art o qualcosa trovato, la prendiamo sempre con le pinze ragazzi, la prendiamo sempre con le pinze, ma abbiamo questa immagine che è praticamente la sagoma dell'outfit del Sanctum, quindi una skin che qua dichiarano essere leggendaria, ma come vi ripeto ragazzi, prendiamo con le pinze questa immagine, anche se è una sagoma che non abbiamo mai visto. Dicevo, ci starebbe un botto che, inserendo l'evento di Halloween, quindi con tutti i travestiti, noi immaginiamo ovviamente che ci sono tutte le cose relative ad Halloween, vengano fuori veramente i vampiri, che potrebbero infatti secondo me fare parte insieme ai lupi mannari della season 7. Vedremo ragazzi, staremo ovviamente a vedere. Però ovviamente ragazzi, non possiamo fermarci e parliamo del nostro cubazzo, il Dude Bro come lo chiamano gli americani, o il Kevin come lo chiamano gli inglesi, non so perché gli diano dei nomi al cubo, non ne ho idea. Ragazzi, altri file di gioco recuperati nel codice sorgente. Eccolo qua ragazzi, dico una cagata perché questo in realtà
è il... non le ho messe in ordine. Come si dice, questo ragazzi è un altro trittico di codici recuperati nel file sorgente, perché si è trovato nella sottocartella delle modalità a tempo limitato la nuova modalità che sta per arrivare, anzi un grande ritorno di una modalità a noi ben nota, che è la Fly Explosive, ragazzi, la modalità degli esplosivi con i jetpack. Quindi in poche parole, dove esplodeva tutto trovavi praticamente solo armi esplosive e jetpack, RPG, missili guidati, il ritorno finalmente probabilmente degli esplosivi comandati e ovviamente lancia granate. Potrebbe, ragazzi, questa modalità essere una delle modalità a tempo limitato che arriveranno per Halloween, perché non è detto in queste tre righe, ma ho visto e ho letto in giro sui forum e su Reddit che sembrerebbe che venga associata a questa modalità la versione Blitz. Ve la ricordate, ragazzi? Nella versione Blitz, chi non se la ricorda gliela dico io molto velocemente, è un po' che non vediamo la modalità Blitz su Fortnite. Molti più materiali, molte più armi, molti più fight e molto più veloce il tempo con cui la safe si restringe. Quindi le partite blitz duravano massimo 15 minuti, ma massimo duravano anche molto meno, e a me personalmente piaceva tantissimo questo tipo di modalità. Ma proseguendo, ragazzi, ecco qua quello che vi stavo dicendo poco fa, il nostro cubo. Come vedete, ragazzi, altri codici presi dal file sorgente che dicono chiaramente che il cubo non esploderà ma si aprirà, ragazzi. Allucinante. Dude Bro sarebbe il cubo. Opening, come vedete dalla prima alla quinta riga, ci dicono che il cubo si apre. Ovviamente lo capiamo perché Evans, Cube Island e poi c'è Dude Bro Opening. E tra l'altro ho scoperto che l'evento dovrebbe praticamente al 99% essere il 20 ottobre alle ore... Allora, è alle 22 per l'orario del Pacifico, dovrebbe essere. Dobbiamo capire se da noi è alle 23... Perché di solito quando loro fanno su Fortnite gli eventi, per noi è sempre un'ora dopo. Quindi potrebbe succedere alle 23 del 20 ottobre. Vi ovviamente terrò aggiornati anche durante le mie live. Dovessero esserci qualche modifica, dovesse esserci qualche cambiamento. Parliamo ancora del cubo, ragazzi, perché abbiamo un'altra bellissima immagine tratta dai codici sorgenti del gioco. Come vediamo, ragazzi, sotto la cartella Blueprints, dove c'è appunto anche la sottocartella Cube Island, viene aggiunta con la patch di ieri la cartella Perma Rift. Permarift dovrebbe voler dire rift permanente, io credo, perché perma anche in inglese è una cosa che rimane fissa, non è solo in italiano. E quindi, ragazzi, bisogna capire adesso che cacchio succederà quando, cioè, ci sarà un'altra spaccatura? Magari non in cielo ma sul suolo di Fortnite, perché Rift è come quello gigante che c'era nella Season 4, ragazzi, la spaccatura che ci ha poi accompagnato praticamente per quasi tutta la Season numero 5. Di certo qualcosa di incredibile succederà con l'evento del cubo. E non ricordo, non ho terminato, ragazzi, ma questa mi viene davvero allucinantemente mandata pochi minuti prima di registrare questo video dai miei leakers, e ragazzi, vi posso confermare che questo è uno spaccato del Battle Bus relativo all'evento di Halloween. Quindi sembrerebbe che anche il bus, il Vendor Bus, chiamandolo come lo chiamano loro, subirà delle modifiche estetiche anche per Halloween, ovviamente a tema tetro e oscuro. Beh, ragazzi, questi erano tutti gli aggiornamenti che sono stati recuperati con la nuova patch 6.10.
6.1.1 perché hanno aggiornato ancora appunto con i 400 mega. Spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando un bel pollicione in su, iscrivetevi in tantissimi al canale e noi ci vediamo in live. Ciao!